Grazie, buonasera a tutti. Allora, intanto spero dei ringraziamenti non formali, ma assolutamente sentiti per l'invito al direttore, professore speciale, alla professoressa Novarese, professoressa Mazzoni, a tutto il comitato organizzativo, sia per l'interesse dell'incontro, sia per il clima veramente notevole che ho potuto riscontrare in questa San Bell School. Quindi, oltre ai miei ringraziamenti, anche i miei complimenti, davvero per questa lodevole e encomiabile iniziativa. Allora, devo dire che, occupandomi io di diritto positivo vigente, il mio compito in gran parte è stato semplificato dalla produzione del professore speciale, dalla relazione della professoressa Calabrò. Io in realtà mi muoverò nel solco di quanto hanno detto loro. Mi hanno molto semplificato il compito, ma non del tutto, perché parlare oggi del principio personalista non è affatto agevole, perché, come proverò a evidenziare nel corso del mio intervento, ci sono oggi, a mio avviso, notevoli difficoltà di applicazione e di attuazione del principio personalista, che per il suo portato normativo si scontra con alcune declinazioni molto marcate del dibattito pubblico, soprattutto del dibattito pubblico delle riforme istituzionali e costituzionali. La vigenza del principio personalista, insomma, non appare oggi un dato del tutto pacifico e scontato, come in realtà dovrebbe essere, anche sulla base della lettura dei lavori preparatori in Assemblea Costituente, del percorso storico che ha portato alla formazione del nostro ordinamento costituzionale. E peraltro lo stesso contenuto del suddetto principio, perché, ecco, andando alle definizioni, non è di facile intelligibilità, prendo soltanto una, o meglio, è di facile intelligibilità, ma non è di facile traduzione, non è di univoca traduzione, prendo soltanto una definizione che, recependo il portato dei lavori in Assemblea Costituente, dà la Corte Costituzionale nella sentenza 167 del 99, dove dice che il principio personalista pone come fine ultimo dell'organizzazione sociale lo sviluppo di ogni singola persona umana. Affermazione certamente non contestabile, ma in che modo, dobbiamo chiederci, si afferma questa prevalenza, questa essenza di ogni persona umana come fine ultimo? È un'espressione, insomma, è una definizione che è suscettibile di varie, diverse e anche distanti applicazioni. Ora, come proverò ad argomentare nel mio intervento, la vigenza di questo principio non è frutto di un costruttivismo interpretativo disancorato dalla realtà, ma è l'esito di un percorso ricostruttivo, di cui già tanto ci hanno detto il professore speciale, la professoressa Calabrò, che trova sviluppo sia attraverso l'impiego dei canoni dell'interpretazione storica, sia attraverso l'impiego dei canoni dell'interpretazione logico-sistematica, che si basa su alcuni assunti di teoria generale della Costituzione e del diritto costituzionale. Sulla base di queste premesse che ora brevemente illustrerò, io credo che oggi sia quanto mai necessario riaffermare la centralità del principio personalista, non inteso nel senso che gli interessi dell'individuo debbano sempre e comunque prevalere su quelli della collettività, il che sarebbe assurdo. Lo abbiamo visto durante il periodo dell'emergenza sanitaria da Covid. Far prevalere l'interesse egoistico del singolo individuo sempre e comunque sulla collettività, alla fine è qualcosa che va a detrimento anche degli interessi dello stesso individuo al quale si fa riferimento. In questo senso è emblematico, per esempio, è emblematica la formula dell'articolo 32 della Costituzione, che parla di salute, vi accennava all'inizio la professoressa Corso. La salute nell'articolo 32 della Costituzione è riconosciuta sia come diritto fondamentale dell'individuo, sia interesse della collettività. E nei commi successivi si definiscono, diciamo, le coordinate essenziali di un difficile bilanciamento tra le due facce della medaglia. Non sono ammessi trattamenti sanitari obbligatori se non previsti dalla legge, comunque nel rispetto della persona umana. Ecco, l'articolo 32 in qualche modo ci dà le coordinate fondamentali del bilanciamento e di come si afferma il principio personalista nel nostro ordinamento. Quindi il principio personalista dovrebbe essere, credo, si debba definire come una presunzione di precedenza della persona umana
parzialmente superabile solo a ricorrere di circostanze straordinarie, temporalmente definite e comunque nel rispetto della dignità umana. Il concetto di dignità umana, evocato anche prima, presente nell'articolo 1 della legge fondamentale tedesca, la professoressa Calabro ha citato l'articolo 2, ma l'articolo 1 della legge fondamentale tedesca dice che la dignità dell'uomo è intangibile, il dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla, non compare, formulato in questi termini, nella nostra Costituzione. L'articolo 3, primo comma della Costituzione, che come sapete, ovviamente anch'io mi rivolgo agli studenti, riconosce il principio di uguaglianza formale, parla di pari dignità sociale. E poi c'è un altro riferimento alla dignità nell'articolo 36 a proposito della retribuzione dei lavoratori. Non si parla espressamente di dignità umana. E tuttavia, anche in riferimento al nostro ordinamento, come in riferimento agli ordinamenti costituzionali democratici, tutti gli ordinamenti democratici costituzionali contemporanei, si è detto, qui cito solo tre efficacissime definizioni della dignità umana, che la dignità umana è, lo dice Eberle, la premessa antropologico-culturale dello Stato costituzionale. Dice Gaetano Silvestri, la dignità umana è il punto archimedico dell'ordinamento costituzionale. Dicono Ruggeri e Spadaro, il valore supercostituzionale dell'ordinamento. Ma in sostanza, che cosa ci dice la dignità umana? La dignità umana, a mio avviso, dice ciò che non è rinunciabile del principio personalista, e specificamente ciò che non è rinunciabile, quindi quel contenuto sostanziale di cui in tante sentenze parla anche la Corte Costituzionale, che non è rinunciabile nel gioco dei bilanciamenti tra diritti fondamentali e altri principi costituzionali. Se dunque in alcune circostanze gli interessi del singolo possono anche essere sacrificati all'esito di bilanciamenti dolorosi, bilanciamenti anche drammatici, rispetto a prevalenti interessi della collettività, dotati di pari riconoscimento costituzionale e meritevoli di maggior tutela in base al contesto, il pensiero va ancora all'emergenza sanitaria, abbiamo visto diritti fondamentali come la libertà di circolazione, come la libertà di culto, limitati in modo molto incisivo per l'interesse alla salvaguardia della salute pubblica, ma limitati funzionalmente alla necessità di tutelare la salute pubblica in condizioni straordinarie per un tempo limitato. Questo la giurisprudenza della Corte Costituzionale l'ha sempre detto. Misure emergenziali sono ammesse solo se temporalmente definite. Tuttavia, in nessun caso può mettersi un sacrificio della dignità umana, la quale corrisponde quindi al criterio identificativo di quanto irrinunciabile vi sia dei diritti fondamentali della persona umana in ogni situazione. Una volta il professore Silvestri a lezione, praticamente non so se l'abbia poi scritto, però ricordo questo bellissimo esempio che fece, che fa capire cosa vuol dire che non è sacrificabile la dignità umana nel gioco dei bilanciamenti. Citando l'articolo 52 della Costituzione, che prevede il sacro dovere di difesa della patria, tra parentesi, il dovere di difesa della patria è l'unico definito espressamente come sacro dalla nostra Costituzione, disse, mi colpì molto questo esempio, disse la Costituzione nel prevedere il sacro dovere di difesa della patria ammette anche in circostanze straordinarie la possibilità del sacrificio della vita, ma non ammette mai il sacrificio della dignità, perché a tutti deve essere comunque sempre garantita degna salute. Lasciare, come diciamo in racconti epici, i morti giacere per terra è qualcosa che è inammissibile anche in condizioni straordinarie. Occorre peraltro sottolineare che non tutti gli interessi sociali, anche vagamente riconducibili a principi costituzionali, stanno sullo stesso piano e possono essere bilanciati in condizioni di parità con le declinazioni primarie fondamentali, cioè con i diritti fondamentali, perché purtroppo è presente molto questa tendenza a elevare a livello di principi costituzionali interessi che in realtà nemmeno direttamente riescono a ricondursi al rango di principi fondamentali. E quindi va definita quella che Roberto Bina ha definito una topografia del conflitto, cioè bisogna intendersi su che cosa è bilanciabile e su che cosa invece non rientra nella dimensione del bilanciabile. E allora, la tesi che sostanzialmente voglio sostenere, andrò ovviamente non troppo per
lunghe, quindi scusatemi se su alcuni passaggi non sarò, sarò ecco, abbastanza rapido. La tesi che intendo di sostenere è che il concetto di persone, questo già è emerso anche da chi, dalle relazioni di chi mi ha preceduto, proprio per la ricchezza e la varietà delle matrici culturali, ideologici e ideologiche che ispirarono l'inserimento nell'articolo 2 della Costituzione, ma direi dell'intera trama normativa della nostra Costituzione, su cui appunto si sono intrattenuti il professore speciale Calabro, evoca questo principio personalista essenzialmente la complessità della natura umana, esprimendo non soltanto una presa d'atto del fatto che la natura umana è complessa e deve essere, come dire, intesa nella sua complessità, ma deve essere anche riconosciuta come valore. La complessità della natura umana è un valore meritevole della massima tutela e protezione. Tale riconoscimento della ricchezza e della complessità umana trova riflesso, anche questo è stato detto, nel principio pluralista, che, come è noto, nel testo costituzionale è declinato in tutte le sue espressioni, pluralismo politico, pluralismo religioso, culturale, istituzionale e via dicendo. Quindi tra il principio personalista, quindi tra la preeminenza, tra la priorità della persona umana, intesa come principio di presunzione di prevalenza della persona umana rispetto all'interesse della collettività, e il principio personalista, esiste dunque un nesso inscindibile, essendo sostanzialmente il secondo una proiezione del primo. La varietà delle espressioni della natura umana legittima il riconoscimento del valore delle diverse formazioni sociali intermedie entro cui si sviluppa la stessa personalità. Se partiamo da questo presupposto, anche tutta la discussione, a cui non mi posso qui intrattenere, e soprattutto in tempi risalenti si è svolto sulla natura aperta o chiusa della clausola prevista dall'articolo 2 della Costituzione, che prevede, come abbiamo già visto, che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili della persona umana. Cioè il problema se l'articolo 2 si riferisca solo ai diritti fondamentali espressamente presenti in Costituzione o se si possano ammettere nuovi diritti. C'è chi, per esempio, come Alessandro Pace, ha negato drasticamente la possibilità di ricavare nuovi diritti impliciti, pur ammettendo un'interpretazione estensiva di alcune disposizioni della Costituzione relative ai diritti. Ecco, questa diciamo contesa, che poi alla fine è stata sostanzialmente risolta, come sempre, dalla Corte Costituzionale, che diciamo ha adottato una, anche nel dialogo tra le corti, quindi con la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e poi anche con la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ha adottato una lettura aperta della clausola, cioè esistono anche, si possono dare, perché ovviamente abbiano specifici riferimenti normativi di rango costituzionale, nuovi diritti, non è nient'altro che un corollario dell'idea che il principio personalista sia il riconoscimento della complessità umana come valore. E allora questa complessità non può intendersi come una complessità statica, non può intendersi, se fosse statica, se fosse immutabile, se fosse impossibile pensare ad una evoluzione, ad un progresso dell'uomo, anche a una crescita, alla nascita di nuove esigenze e quindi di nuovi diritti, non sarebbe complessa. Ulteriore aspetto da valutare è che se la complessità umana è un valore che nella dimensione, che anche nella dimensione delle garanzie istituzionali e costituzionali trova espressione nella tutela dei diritti fondamentali, nella promozione del pluralismo, ogni forma di riduzionismo, ogni forma di drastica semplificazione appare assolutamente incompatibile con un ordinamento costituzionale improntato al principio personalista. E siccome a mio avviso, come cercherò di dire a conclusione del mio intervento, quella che è stata definita la forma mentis populista, che oggi è molto presente, non faccio riferimento a specifici movimenti politici, ma ad una declinazione generale del discorso pubblico, è riduzionista perché semplifica drasticamente la dialettica politica, la vita politica, e anche pretenderebbe di semplificare drasticamente l'assetto delle istituzioni. Ecco, questo modo di intendere l'ordinamento e le istituzioni politiche e giuridiche è radicalmente incompatibile, a mio avviso, con l'ispirazione personalista del nostro ordinamento costituzionale. Allora, enuncio brevemente le premesse del discorso e poi argomento le conclusioni. Intanto,
alcuni brevi, alcune sintetiche premesse di carattere epistemologico e teorico. Sul primo versante, che cos'è la Costituzione? Perché dobbiamo partire dalla definizione del testo. Vittorio Calabrò ha già fatto riferimento ad alcuni caratteri tipici delle costituzioni e contemporanee delle democrazie pluraliste. E tuttavia c'è chi, come ancora lo richiamo Roberto Bin, adottando in questo, ma non solo lui, una visione piuttosto scettica, dice: ma il termine Costituzione è stato utilizzato per così tanti oggetti, per definire così tante cose, che è sostanzialmente impossibile dire oggi che cos'è Costituzione. Ora, a mio avviso, questo è un approccio insostenibile. È un approccio insostenibile già da un punto di vista epistemologico, perché ho trovato invece interessanti, utili spunti di riflessione nella prospettiva dell'ontologia sociale, in particolare tra gli altri nelle riflessioni di Ferraris, ma anche di altri autori. Nella prospettiva dell'ontologia sociale, le istituzioni giuridiche, ma in generale le istituzioni sociali, compongono una realtà diversa, certamente da quella fisica, ma pur sempre percepibile attraverso un'esperienza collettiva. Gli oggetti sociali, a differenza di quelli fisici e di quelli ideali, sono certamente costruiti dagli esseri umani, esistono nella misura in cui gli esseri umani pensano che ci siano. Tuttavia, anche gli oggetti sociali, anche le istituzioni come il Parlamento, il Governo, la Costituzione, ovviamente sto utilizzando il termine istituzioni in senso lato, hanno però una collocazione temporale con un inizio e una fine. Noi storicamente possiamo dire quando è nato il Parlamento italiano è prima o poi, purtroppo, se tutto ha un inizio e una fine, potremmo anche dire quando non ci sarà più il Parlamento italiano. E sono relativamente, questo lo dice Ferraris, inemendabili, nel senso che non risultano del tutto modificabili o cancellabili nella loro essenza. Lo Stato, il Parlamento, il Governo, le leggi, la Costituzione non vengono meno per il solo fatto che un singolo individuo, anche un gruppo di negazionisti, siano convinti che non esista. È dunque possibile rinvenire nella realtà sociale limiti oggettivi alla deriva ermeneutica a cui ha condotto la visione postmoderna del non ci sono fatti ma solo interpretazioni. Limiti appunto che risiedono nella memoria collettiva e nei tanti, tantissimi documenti che ci sono stati richiamati nelle relazioni che mi hanno preceduto, che appunto testimoniano dei fatti storici e che consentono di ricostruire, di diciamo appurare l'esistenza di istituzioni sociali, politiche. Sul versante teorico, dicevo, certo, anche la Costituzione è un oggetto sociale. Se tutti smettessero improvvisamente di credere nell'esistenza della Costituzione, per assurdo, la Costituzione non esisterebbe più. E tuttavia, sulla base delle pratiche, delle convinzioni diffuse nella società, non soltanto nella comunità, mi è piaciuto molto tra le tante cose questo riferimento del professore Speciale alla Costituzione non solo dei tecnici, non solo dei giuristi, ma aperta anche nella fase di elaborazione alla collettività. Ecco, la Costituzione però, in base al riconoscimento diffuso nella collettività, è qualcosa che qualche carattere specifico ce l'ha. Intanto, sulla base della dottrina Marshall, che poi è stata statunitense, della Costituzione come legge superiore, la Costituzione è una fonte normativa superiore alle altre leggi che condiziona la validità delle altre fonti di diritto. E su questo credo che ci sia concordia, nonostante, come dire, tendenze imperscettiche, ma insomma, su questo possiamo convenire. Il secondo assunto è che, guarda, le Costituzioni scritte, e quindi anche la Costituzione italiana, la Costituzione è dotata di piena efficacia giuridica. Tutte le disposizioni costituzionali, questo discorso già emergeva in seno all'Assemblea Costituente, ce ne è parlato prima il professore Speciale a proposito del preambolo, ma subito dopo l'entrata in vigore della Costituzione si cominciò a porre seriamente il problema: ma tutte le disposizioni costituzionali hanno efficacia giuridica? E tutte le disposizioni costituzionali hanno la stessa efficacia giuridica? Perché ci sono quelle programmatiche che non hanno efficacia giuridica, sono affermazioni di carattere politico. Già Vezio Crisafulli nel 1952, in uno scritto memorabile, la Costituzione le sue disposizioni di principio, che no, la Costituzione, una fonte normativa dotata di efficacia, e anche le norme di principio, per quanto programmatiche, sono norme giuridiche come le altre.
del resto, come dire, è noto che, che continuamente vengono annullate leggi sulla base, per violazione di, dell'articolo 3 della Costituzione, che è un principio fondamentale, del criterio di ragionevolezza. Quindi sicuramente i principi fondamentali della Costituzione quantomeno hanno efficacia parametrica, condizionano la validità di altre fonti. Altro assunto, altri due assunti che mi limito solo a denunciare, perché anche questi credo corrispondano a considerazioni, diciamo, ad un diffuso riconoscimento, anche i principi costituzionali hanno natura normativa. Spesso, ecco, questa è stata messa in discussione, questa questione, e ancora qualcuno, credo in ambito filosofico, la mette in discussione. Qui la professoressa Corso sicuramente mi può dare lezioni, però, come dire, anche qui nella prospettiva alla quale facevo riferimento prima, anche i principi sono norme, seppure con caratteri specifici, seppure con caratteri diversi rispetto appunto alle altre norme. E infine, ultimo assunto, esistono principi inespressi, cioè principi che possono essere indotti, che possono essere assunti in via induttiva dalla trama normativa dell'ordinamento, come il principio personalista. Questa enunciazione che abbiamo visto si ricava dai lavori preparatori in Assemblea Costituente, che la Corte Costituzionale definisce nella sua sentenza, noi non la troviamo scritta nella Costituzione, ma è un principio implicito che si ricava in vista dall'interpretazione logico-sistematica dell'intera trama. Ora, sul dibattito costituente non dico nulla, ovviamente, ci mancherebbe, e mi limito soltanto a sottolineare che nella formulazione finale di queste disposizioni trovò espressione, come ci è stato brillantemente ricordato, un accordo faticosamente raggiunto dai costituenti, sintetizzo estremamente, che sì, che trovarono elementi comuni nell'antifascismo, nella vocazione progettuale che animava le principali forze politiche rappresentate in Assemblea Costituente, e anche nella convinzione del carattere convincente, contingente, scusate, o comunque strumentale dello Stato. Per i cattolici la persona era... quanto di tempo, scusa per... No, abbiamo una comunicazione di servizio che dobbiamo chiudere entro le 20, ma penso che... Va bene, quindi io... rimangono... per allora, lasciare... pochi minuti, vado a rinunciare e poi appunto quest'altro elemento... Anche le recenti, non si bombardano. No! Questa già è una buona notizia. Quindi dicevo, anche dal fatto, ecco, questo aspetto lo dico perché non è emerso prima, dalla convinzione delle varie forze politiche che lo Stato comunque o, diciamo, scontava la priorità della persona nella prospettiva cattolica, o comunque era un qualcosa di destinato a finire nella prospettiva marxista socialista con l'affermazione appunto del proletariato. Dal confronto quindi scaturì un testo non solo che si discostava tanto molto dall'organicismo totalitario, ma anche dall'individualismo liberale, ma soprattutto un testo molto aperto alle prospettive future, davvero profetico, adatto anche alle sfide del presente. Questa è la formidabile diciamo ricchezza e il grande valore della nostra Costituzione. Non mi soffermo sulla giurisprudenza della Corte Costituzionale, da cui emergono i riferimenti che consentono di dire che il principio personalista, lo ribadisco precisando un po' meglio, nell'affermare questa presunzione di preferenza della persona, salvaguardando il nucleo della dignità umana in ogni circostanza, implica appunto che non tutti i beni siano bilanciabili. Ancora Bin dice: attenzione, guardate che il discorso sui diritti fondamentali, il discorso a somma zero. Quando io amplio un diritto, ne riduco un altro. Per esempio, il diritto di proprietà del proprietario terriero che pone il confine limita il diritto di circolazione degli altri, il diritto a portare le armi limita la sicurezza degli altri. È vero? In una certa misura, nel senso che questo gioco a somma zero vale nel recinto di quella topografia del conflitto che va tracciata. Dobbiamo capire cosa è bilanciabile e non è bilanciabile. Se noi prendiamo la sicurezza come interesse di carattere generale, disancorato sia dai riferimenti espliciti e testuali
della Costituzione, sia anche da ricostruzioni comunque riconducibili a riferimenti costituzionali, non è qualcosa di bilanciabile con i diritti fondamentali. E vengo alle conclusioni del discorso. Perché dico, esprimo questa preoccupazione relativa al fatto che oggi il principio personalista, che pure trova nelle pratiche di bilanciamento che continuamente la Corte Costituzionale, ma anche le altre corti, seppure in diverse prospettive, in diverse modalità, eseguono. Perché dico che questo discorso, il discorso personalista, oggi è messo in discussione? Messo in discussione dall'affermazione diffusa, trasversale, di quella che Tarchi ha definito la forma mentis populista. Qui sul populismo c'è una letteratura, cioè la professoressa Mazzoni, io non voglio entrare su questi temi, c'è una letteratura pressoché, c'è anche la professoressa Corso che ha scritto un bellissimo libro sul populismo, e non voglio entrare su questi temi, però c'è una letteratura pressoché sconfinata. Però, diciamo, ci sono alcuni paradigmi ricorrenti, alcuni paradigmi che sono stati individuati nella esaltazione critica del popolo, inteso come in senso olistico, come un'entità organica, unitaria, dotata di un valore superiore rispetto a quello della somma dei suoi singoli elementi, l'antieditarismo, l'opposizione alle oligarchie dominanti variamente identificate, l'antipluralismo e la visione moralistica della politica. Ora, il riduzionismo populista, secondo il quale esiste questo popolo non distinguibile né in classi sociali né in articolazioni interne, che viene rappresentato nella prospettiva di una logica della rappresentanza politica che evoca quella di Schmitt e di Leibowitz, cioè la rappresentanza politica come rappresentazione simbolico-identitaria. Questa visione, a mio avviso, è radicalmente incompatibile col principio personalista, col principio pluralista e, concludo, con l'idea, a mio avviso molto efficace, espressa da Ferraioli, secondo cui il diritto nella prospettiva dello Stato costituzionale deve essere sostanzialmente il diritto dei deboli, perché i forti, anche se legittimati dalle maggioranze democratiche, certo, produrranno il loro diritto, che sarà il diritto legislativo, il diritto prodotto dalle maggioranze, ma il diritto costituzionale deve essere il diritto dei deboli. E allora, un diritto prodotto dai forti per i forti è qualcosa che tradisce profondamente l'ispirazione più autentica della nostra Costituzione. Grazie.